Buongiornissimo ragazzuoli, allora rieccomi ritornata con un nuovo video, spero che un pochettino la qualità sia migliorata, perdonatemi un po' l'aspetto, però sto cercando di registrare insomma questo video tra una pausa e studio e l'altra, insomma anche per distrarmi un attimino. Non pensavo di ritornare con questa tipologia di video, ma ci ritorno, nel senso che nell'ultimo periodo ho preso un po' di, non sono vestiti, sono più che altro accessori, cose per il corpo. Dato che comunque è vero che vi avevo detto, non vedrete più dei video haul all'interno del mio canale, però in realtà alla fine non è che sono cose che inutili, ecco, insomma, ho cercato di prendere comunque sia delle cose utili e delle cose al di fuori di vestiti, make-up, come magari erano comunque gli haul che vi facevo in precedenza, insomma. Il primo sito di cui voglio parlarvi è praticamente il sito di Yes Isabelle, in cui fondamentalmente ho acquistato di recente, ed è praticamente il sito della mia amica Bea, che ha praticamente con la sua collega, insomma sono due ragazze appunto. La Bea è una mia amica che anche lei fa i video qua su YouTube, e vi lascio qui nell'info box insomma il link sia del suo canale che della sua pagina appunto Yes Isabella, ed è Beatrice è una mia amica che ho conosciuto anche grazie a YouTube. Ho fatto per un anno con lei un corso di cosmesi naturale nel 2016, se non mi sbaglio. Niente, lei finalmente è riuscita ad aprire il suo sito, in cui raggruppa comunque un sacco di brand veramente super validi, comunque naturali, bio al 100%, insomma con quella filosofia lì. Tra l'altro una cosa che ci tengo a dirvi, cioè lei non mi ha chiesto niente, io ne parlo proprio perché uno ci tengo e secondo me è un sito che vale tantissimo. Ho scoperto che per le spedizioni insomma a Milano addirittura Yes Isabella ti porta il pacco, cercando di inquinare meno l'ambiente, di andare, cioè di portarti insomma le spedizioni in bicicletta, inquinando meno. Loro tengono anche tantissimo all'ambiente, quindi questa è una cosa che davvero mi fa super piacere. Una cosa che mi sono ripresa, perché la prima volta che l'ho preso è stato a giugno di quest'anno, è questo siero qui, che veramente mi trovo davvero benissimo. Vi metterò tanto il close up sicuramente, perché in realtà un video haul specifico di questo sito io l'avevo già fatto. Le riprese non mi piacevano perché ero tutta out of focus, e quindi ho tenuto i close up solamente dei prodotti. Comunque questo qui è il siero appunto di Giada Cosmetics numero 5, anti-age effetto tensore. È la seconda confezione che io utilizzo, che io comunque compro, perché quella precedente l'ho finita. Il marchio è Giada Cosmetics, che è un marchio italiano. Non mi ci sono trovata bene con questo brand, ma di più, benissimissimo, davvero super consigliato. È adatto per tutti i tipi di pelle, per ogni età, cioè per tutte le età insomma, e infatti io questo siero lo uso con mia mamma. La cosa che mi piace di questo siero è che subito, cioè la prima volta che già lo mettete la mattina dopo, sentite la pelle proprio totalmente diversa. Anche l'odore non dà fastidio, perché a me le cose che stuccano, le cose troppo dolci, a me a lungo andare non piacciono. E una cosa che mi piace tantissimo di questo siero è che si asciuga e si assorbe, cioè nel giro tipo di un minuto nemmeno, ma anche molto meno. E un'altra cosa, la confezione è in vetro. Apprezzo tantissimo questa cosa, perché per esempio la confezione precedente ci ho messo un olietto, niente, il prodotto appunto di 30 ml, quindi volendo lo potete anche portare in viaggio tranquillamente, metterlo nel bagaglio a mano. Super consigliato, è uno dei sieri che anche la mia amica Bea consiglia sempre. Allora, un'altra cosa che ho comprato sul sito, ho praticamente preso questo burro corpo, ok, che in realtà ancora non ho iniziato ad utilizzare, del brand Nakomi, che in realtà io non conoscevo minimamente prima di andare a vedere, perché stavo cercando comunque un burro corpo da utilizzare in pieno inverno, anche se per adesso per il corpo utilizzo praticamente l'olio di mandorle dei provenzali, insomma, però ho detto boh. Comunque per soprattutto ginocchia, gambe, gomiti, cioè sono quelle parti del mio corpo che d'inverno non si seccano ancora di più, cioè peggio proprio. Perciò ho detto, vabbè, proviamo questo burro e vediamo insomma se funziona. Allora, un altro prodotto che ho preso, questo era, se non mi sbaglio, scontato, è questo mascara di Puro Bio. Sto
praticamente cercando di finire tutti i mascara che ho accumulato in questi anni, che le varie aziende mi hanno inviato, e questo mascara di Puro Be a Double Dream Mascara, cioè è fenomenale. A parte lo scovolino, io ce l'ho su adesso, ho su solamente questo e un primer sul viso. Lo scovolino è incredibile, l'unica cosa è che se avete gli occhi grandi dovete stare attenti, perché questo scovolino è particolarmente grande, io più volte ho cercato di praticamente autouccidermi infilando lo scovolino nell'occhio per sbaglio, insomma. Però devo dire che in curva e volumizza tantissimo le ciglia. Altro prodotto che ho preso è anche questo, era scontato e anche questo qui vi super consiglio, insomma, è questo qui di Neve Cosmetics. Praticamente è il gel per le sopracciglia. Allora, io in realtà penso di aver preso un colore troppo chiaro. Perché è vero che non mi piace avere dei colori, dei colori scuri comunque sulle sopracciglia, perché mi piace comunque addolcire un po' l'espressione del viso, ecco, perché se voi utilizzate comunque un colore scuro quanto il colore delle vostre sopracciglia, lo sguardo sarà bello intenso, forse addirittura un po' cupo in realtà, quindi è troppo aggressivo. Il problema è che l'ho provato, lo devo sfumare per bene con un pennellino, cioè con una spazzolina, e poi dopo va bene. Però devo dire che io ho preso, sì, questo si chiama Roma Brown, è un filo più chiaro, cioè ma troppo chiaro. È vero che indosso colori più chiari, ma questo è forse un po' too much. Però comunque mi trovo veramente bene, le fisso tranquillamente. Io non avevo mai provato un gel di Neve Cosmetics per le sopracciglia. Gli unici che ho sempre provato in vita mia, perché me li inviavano, erano quelli di Benefit Cosmetics. Ultima cosa che mi sono presa, anche perché anche questa costava pochissimo, e io d'inverno devo dire che sono molto amante di questo prodotto, cioè sono un'amante ossessionata, soprattutto perché non so se si vede in questo momento, io ho le labbra super screpolate, ma non so più parlare, ho le labbra super screpolate, e quindi per forza necessito sempre di avere più di un burro cacao. Questo qui è quello di Alchemilla che mi sono presa. In realtà non ha sapori, nel senso che è un burro cacao semplicissimo, neutro. Cioè, anche questo era scontato e l'avevo pagato tipo 2 euro nemmeno. E è molto burroso, visto? Quindi, insomma, funziona. Anche se in realtà il mio burro cacao preferito in assoluto che si prende in farmacia è questo che adesso vi mostro. È il Chica Plus di Roche Posay. Allora, questo qui è appunto il burro che io utilizzo principalmente, preparatore della Roche Posay. Mi sono sempre trovata bene, soprattutto con i tagli qua attorno. Io purtroppo anche la sera quando dormo mi sveglio a volte perché mi tirano le labbra. Cioè, per farvi capire a che livelli di disagio c'è la sera di notte. Casa mia, quindi non è che dite vado in giro, non lo so, magari il vento è che è già un po' più giustificabile, no, anche di notte mi succede sotto le coperte in camera mia. Comunque questo qui appunto è uno dei prodotti must proprio che io non posso non avere per l'inverno. Da quando l'ho conosciuto questo prodotto qui costa, perché costa veramente, c'è una boccettina così, costa un sacco, sono 7,5 ml di prodotto, però è l'unico burro cacao comunque che nel bene o nel male mi ripara, insomma, le labbra, ecco, soprattutto quando ho i tagli. Un'altra cosa che avevo preso di recente, questa l'ho pagata se non mi sbaglio circa sui 5 euro su Amazon, è questo shampoo bar della Naturale Antica Erboristeria, ed è praticamente uno shampoo solido che io mi sono voluta prendere. L'ho provato tipo per circa 2 settimane, poi ho dovuto cambiare perché stavo provando un altro prodotto per i capelli, una collaborazione, insomma, che sicuramente se avrete visto la mia hair care barra shower routine, insomma, è quello il brand. Però questo qui è uno shampoo solido che voi potete portare, insomma, in viaggio tranquillamente. E niente, il brand è appunto questo qui. Ci sono varie profumazioni e anche varie formule. Ecco, io l'ho presa proprio specifica per i capelli grassi e in realtà io mi trovo super bene con questa. Cruelty free, vegan, naturale al 100%, sapone solido, quindi anche questo concept, cioè io ne sono appassionata. Poi in realtà lo shampoo solido non è la prima volta che lo prendo, perché lo avevo già, io li prendevo da Lush e niente, quindi anche questo comunque super consigliato. Passiamo a un'altra cosa che però ho scoperto di recente e insomma ci tenevo a farvi vedere. Allora, sono questi due accessori qui, gioiellini. Uno è questo anello qua e l'altro invece è questa collana qui corta che in realtà si può anche allungare, ma io la tengo corta così. Comunque tanto vi metterò il close up così almeno potrete vederla per bene, che ho preso praticamente su questo sito online che si chiama Pandora.
Pure Lei, oppure Lei, insomma. Vi faccio vedere le scatoline, eccole qua, così almeno magari per farvi un'idea ve le faccio vedere, sono questi. Hanno fatto un sacco di sconti, io tramite le altre influencer che vedevo che sponsorizzavano, comunque facevano, mettevano codici di sconto tutto spiano, ho detto non sai cosa, mi prendo la collana che mi interessa. Tra l'altro se l'è presa anche mia mamma, perché io l'ho presa oro giallo e lei l'ha presa oro rosa, bronzo diciamo così, e poi mi sono anche presa questo anello stupendo, quindi so che alcune di voi anche hanno fatto degli acquisti insomma in quel sito. Io purtroppo non ho codici sconto, non è assolutamente una collaborazione, perché anzi questi li ho pagati io. Day è un brand che davvero è low cost, perché comunque non costano a mio parere tantissimo, cioè ci sono altri brand che comunque ti fanno pagare le cose molto molto di più, ma con una qualità scarsa, di ottima qualità, perché sono d'acciaio con oro glaccato. E la cosa positiva è che io questa ce l'ho veramente da un bel po', ci faccio la doccia, ci dormo, non la levo mai, ok? Ed è ancora in ottime condizioni, non si è rovinata. Poi volevo passare ad Amazon, che praticamente da poco ho iniziato ad allestire la mia vetrina Amazon. Sicuramente poi vi metterò tipo lo screen, vi farò vedere un po' come l'ho addobbata, insomma. Se mi seguite su Instagram, se non lo fate andate a seguirmi, chiamo Beauty Nursing Pills. È tipo da qualche giorno che ho allestito anch'io la mia vetrina su Amazon. Inizialmente dicevo, ma come si fa a fare sta vetrina? Poi ho scoperto che già da tempo, cioè già da un sacco di anni, io ero affiliata ad Amazon, ma non sono mai stata costante, ok? Nel comunque diffondere il link inerente proprio al, come si dice, inerente ai vari prodotti, quindi ai link affiliati, ecco. Col fatto che c'è stato il Prime Day di recente, ho detto, ma sai cosa? Mi sono presa quell'ora, insomma, in cui ho allestito tutto per bene, e mi sono creata anche lì la mia pagina. Lascio il link nell'info box perché io compro tantissimo su Amazon, sono cliente Prime, ho scoperto tipo dal 2016 una cosa del genere, e ho ancora l'account studenti tra l'altro, quindi lo pago tipo 18 euro all'anno. Là dentro praticamente vi ho messo tutte le varie categorie, cucina, regali, cose di elettronica, cover, bellezza, come si dice, anche prodotti ecosostenibili, ecco, che io ho comprato, che comunque mi piacerebbe in un futuro comprare. La maggior parte delle cose che vi ho messo sono, ce le ho comprate tutte. E niente, di recente mi sono presa praticamente le cartucce per la mia Instant. Come si dice, per la mia Polaroid, ecco. Un'altra cosa che ho preso, questa in realtà non con il Prime Day, se non mi sbaglio, perché non era scontato questo prodotto qui, però ve lo faccio vedere lo stesso perché magari per chi ha intenzione di iniziare dei video potrebbe essere comunque utile per tutti coloro che hanno intenzione di crearsi un canale o comunque, non so, anche per chi è banalmente appassionato di fotografia e soprattutto per i viaggi, secondo me è molto utile. Tendenzialmente io questo lo utilizzo per i vlog. Finalmente ho uno stabilizzatore, si chiama Manfrotto in realtà, l'ho pagato pochissimo, tipo 12 euro, perché il Manfrotto, quello più venduto, più famoso che voi vedete in tutti i vlogger, in realtà era scontato al Prime Day, però non aveva accessori. Invece questo con 12 euro, 12-13 euro, avevo questo Manfrotto che è tutta questa struttura qua, ok? Che tra l'altro si può aprire, io spero che renda insomma nel video, e poi qua si schiaccia e questo si può anche inclinare come mi pare piace. Questo qui serve anche per il cellulare perché io in realtà vloggo per la maggior parte del tempo con il telefono. E niente, una volta attaccato così, voi ci attaccate il vostro telefono, aia, così, e niente, è perfetto. Tra l'altro è bello strutturato, è bello comodo. Poi vabbè, la cosa positiva è che per 12-13 euro io avevo anche questo qui che serve, è il gancetto per la GoPro. Comunque vabbè, io non è che abbia la GoPro originale, ho una GoPro presa anche questa su Amazon, perché la GoPro originale mi è stata mangiata dal mio ex cane, purtroppo. E niente, e questo qui è anche un telecomandino che ti permette a distanza di fare foto, comunque attivare la fotocamera del telefono, insomma, che sia iOS o Android. Questa cosa, questo telecomandino è favoloso, davvero. Un'altra cosa che non posso farvi vedere che ho preso è appunto questa ring light gigante, anzi, penso che poi comunque vi farò un altro close up.
insomma, comunque questa è una ring light che io, cioè davvero, avevo adocchiato, avevo nella wishlist penso da 2 anni, perché praticamente io in origine avevo le due softbox, insomma, una un po' mi si è rotta e non ho mai più voluto comprare il cavallettino, insomma era un casino, poi onestamente cioè non avevo voglia di spendere soldi per quello, anche perché poi comunque sono, cioè, non sono più stata costante nei video, quindi ho detto è inutile, cioè è una spesa veramente inutile. Però in questo periodo qui mi sto rendendo conto che davvero ho sempre problemi con la luce e una ring light effettivamente era molto più, cioè anche solo per allestire, ok, è molto più semplice da utilizzare una ring light rispetto alle softbox che devo andare su nel soppalco a prenderle eccetera. Quindi comunque adesso anche solo la ring light è, cioè, perfetto. Ovvio che se avessi anche le due softbox qua o anche una da qua avrei molta più luce e secondo me la qualità sarebbe ancora migliore, però facciamoci bastare la ring light. Questa costava 80 euro, io l'ho pagata 40 con i Prime Day e quindi ho detto vabbè, no, cioè non potevo farmela scappare. Mi piace tantissimo, la tengo anche in camera, non dà fastidio, non come le softbox che sono delle robe giganti, e quindi davvero è stato l'acquisto proprio migliore, anche proprio come investimento futuro per YouTube. Quindi in realtà poi con i Prime Day ho preso anche tante altre cose che sicuramente potrete andare a vedere sempre dentro la mia vetrina di Amazon. Ho preso praticamente anche una planetaria io, e Marco invece si è divertito perché lui ha comprato veramente un sacco di cose. Si è preso la friggitrice ad aria di Amazon Choice, si è preso Alexa a 19,90 euro, che in realtà gliela volevo regalare io, vabbè, se l'è preso lui, è di terza generazione, ma è stupendo quel coso, cioè lo vorrei troppo anch'io, solo che volendo potrei prendermelo per me, ma cioè qualora noi comunque, dato che non dico domani ma comunque in un tempo ristretto, insomma a breve, ci piacerebbe andare a convivere, sarebbe un po' ridicolo che entrambi avessimo sto Alexa, insomma. E niente, quindi ho detto vabbè, prenditelo tu e basta. Invito davvero ad andare a vedere all'interno appunto della mia vetrina, perché è davvero anche tipo la sezione regali, soprattutto in vista di Natale, che in questo periodo della pandemia effettivamente non possiamo nemmeno andare in giro a cercare regali, regalini. Amazon è la scelta migliore, cioè almeno a mio parere. Vi do un sacco di idee, un sacco di spunti, quindi insomma a me fa piacere se andate a vedere direttamente dentro la mia vetrina, perché comunque penso di averla anche sistemata per bene, insomma. Ragazzuoli, io spero davvero di esservi stata utile e soprattutto di avervi tenuto compagnia. Sono contenta perché alla fine a me questi video piace farli, insomma. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di andarmi a seguire in tutti i miei vari social, specialmente Instagram, dove comunque ci sono costantemente. E nulla, io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!